Allora, vediamo una simulazione di esame, per essere esatti un altro tipo di esame, un esame in cui bisogna scrivere un simulatore a eventi. In questo caso un simulatore estremamente semplice per evitare di perdersi nei dettagli e in milioni di altri piccoli particolari. Il mio suggerimento è di provare voi a scrivervi un simulatore, non prendendo il codice che ho fatto io la volta scorsa o quello che vi darò alla fine di questa lezione, ma provare veramente voi a partire da zero scrivendo un simulatore, perché una volta fatto uno, tutto sommato fatti tutti o quasi. Le modifiche non sono l'idea e lo scheletro non rimane più o meno costante. Cercherò per quanto possibile di prendere strade diverse da quelle che avevo preso la volta scorsa, non perché alcune siano migliori o peggiori di altre, ma se non altro per far vedere che si può fare in tanti modi diversi. Allora, questo è il testo dell'esame. Dovrebbe essere online sia il testo dell'esame, sia alcuni i DAO, sia il BIN e sia il database. Allora, l'idea è di scrivere un simulatore per una filiale di una catena di autonoleggi, quindi qualcosa di molto meno drammatico dell'ospedale militare con le persone che morivano. Semplicemente io voglio controllare come funziona una filiale di un autonoleggio. Allora, nell'autonoleggio è disponibile l'elenco delle prenotazioni, quindi le varie persone hanno detto in anticipo che avranno bisogno di una macchina da quel giorno a un altro giorno, si vuole simulare come funziona la situazione, per cui le macchine possono essere di tipi diversi. Per ora ci sono quattro possibili tipi: economy, standard, premium e premium elite. Le persone prenotano una macchina di un certo tipo. Se la macchina di quel tipo non è disponibile, l'autonoleggio fornisce una macchina di categoria superiore al prezzo di una inferiore. Questo, se avete consuetudine nell'affittare macchine, succede abbastanza spesso, per cui vi fanno questi free upgrade della prenotazione. E in realtà vuol dire che loro hanno avuto un problema, per cui non hanno abbastanza macchine della categoria che voi avete chiesto e quindi sono obbligati a darvi una macchina di una categoria superiore. Questa è una cosa non piacevole, soprattutto non piacevole se io ho pagato per una economy e mi danno una premium elite, tendenzialmente. Un altro tipo di evento molto più drammatico, molto più disastroso, è quando non c'è nessuna macchina disponibile. Allora, per semplificare la simulazione, ho ipotizzato che qui la filiale sia la filiale di una grossa catena di autonoleggi e che quando non c'è nessuna macchina disponibile possa far arrivare una macchina dalla filiale a fianco. Quindi questo è l'evento in assoluto peggiore, perché ci sono tempi e costi aggiuntivi, però comunque si risolve anche questo. Quindi se non c'è nessuna macchina, in ogni caso io una macchina al mio cliente sono in grado di darla. Quindi l'obiettivo dell'esercitazione dell'esame è quello di scrivere un simulatore che veda, che controlli come sta andando la situazione delle macchine con le varie richieste. Non solo, una volta che abbiamo fatto questa versione base del simulatore, possiamo aggiungere una componente casuale. Possiamo dire che le persone, invece di restituire la macchina quando dovrebbero restituirla, ci mettono un giorno in più o due giorni in più, o comunque in modo casuale qualche giorno in più. E a questo punto, con i qualche giorno in più, dobbiamo vedere che cosa succede nel nostro sistema, qual è il prezzo che dobbiamo pagare se abbiamo un certo numero di ritardi. In un esame
vi daremmo il codice per il database, per le classi bin e per il DAO. Ed è esattamente, e questo dovreste averlo disponibile già sul sito. Ci sono domande sul problema? Allora, ci appoggiamo a una base dati che contiene l'elenco delle prenotazioni. L'elenco delle prenotazioni ha un ID, vabbè, che viene generato e gestito internamente, mi serve soltanto come chiave per la prenotazione, quindi un intero. La classe della macchina che il cliente ha chiesto nella sua prenotazione, questa può essere Economy, Standard, Premium o Premium Elite, come ho detto. Questo in SQL è una enum, non so se le avete viste nel corso. La enum è un qualcosa che l'utente vede come una stringa, però è una stringa in una scelta chiusa, quindi può soltanto assumere alcuni valori, e di fatto il database internamente lo memorizza in modo ottimizzato, quindi memorizzerà qui un intero, immagino. Però in tutte le query che faccio, sia di selezione, sia di update, eccetera, io la posso trattare come se fosse una stringa. E poi abbiamo due interi che mi indicano il giorno in cui l'utente deve passare a prendere la macchina e il giorno previsto in cui l'utente restituisce la macchina. Questi sono degli interi per non andarsi a perdere con dei long int andando a controllare i secondi dal 1 gennaio 1970, semplicemente guardiamo il giorno. La base dati che vi diamo contiene 200 prenotazioni puramente tirate a caso, con giorno in cui viene presa la macchina e giorno in cui viene consegnata la macchina. Tra l'altro vedete che, essendo questa una enum con ID, posso editarla in modo abbastanza user friendly. Partiamo con Eclipse. Qualcosa per farlo andare più veloce, ma non mi sembra. Allora, eccoci qua. Allora, le classi che ci sono, va bene, il database, che è la solita DB Connect, in cui ognuno di voi deve specificare i dettagli del database. Il bin, l'unico oggetto che mi interessa in qualche modo gestire è la prenotazione. Allora, per quanto riguarda la prenotazione, io uso una enum che mi specifica qual è la classe della prenotazione, partendo dalla classe più costosa, quindi Premium Elite, Premium Standard Economy, ipotizzando anche una classe 0 che vuol dire che userò per gestire i casi in cui effettivamente non c'è nessuna macchina.
L'idea qual è? Se io ho una prenotazione di un veicolo nella classe 3, diciamo, io cerco di assegnare un veicolo della classe 3. Se non ci riesco, provo nella classe 2. Se non ci riesco, provo nella classe 1. Se non ci riesco, provo nella classe 0. E nella classe 0 sicuramente ci riesco. Perché nella classe 0, di fatto, io non ho veicoli veri, ma nella classe 0 io ho il veicolo di un'altra filiale. Quindi quando vado a prendere un veicolo nella classe 0 e i veicoli nella classe 0 ci sono sempre, quello che ho è un evento disastro perché ho dovuto recuperare la macchina in qualche filiale attorno a me. Il fatto di usare la classe si poteva fare mettendo le classi in ordine decrescente o crescente, questa è una scelta assolutamente arbitraria. Le caratteristiche che deve avere una prenotazione sono chiaramente l'ID per poter andare a recuperare quella prenotazione, e l'ID è il codice che ho nel database, il giorno in cui la prendo, il giorno in cui avevo intenzione di prenderla, il giorno in cui avevo intenzione di riposarla, e la classe del veicolo che ho richiesto. Dal momento che vogliamo gestire anche i casi in cui io chiedo un veicolo, ad esempio economy, ma poi me ne danno uno standard perché non avevano più economy, in realtà aggiungo un altro campo che non è presente sul database, che è il veicolo che effettivamente è stato preso associato a quella prenotazione. Per cui io ho prenotato per un veicolo di una certa classe, però mi è stato consegnato un veicolo di una classe diversa. Questo mi serve perché quando lo vado a rimettere e riposare, chiaramente quando vado a riposare il veicolo devo aggiornare il contatore giusto, non il contatore del veicolo che avevo chiesto. Costruttore, l'ID chiaramente, io per creare una nuova prenotazione devo specificare almeno l'ID, o alternativamente posso specificare tutto il contenuto del database, quindi l'ID, il giorno in cui lo prendo, il giorno in cui lo lascio e la classe di veicolo che avevo richiesto. Quando creo un nuovo veicolo, una nuova prenotazione, mi segno che la classe del veicolo che ho effettivamente preso per ora è classe nessuna, non, perché non ho ancora preso di fatto nessun veicolo. Abbiamo i classici setters e getters, per cui io posso settare, leggere e scrivere le varie proprietà della classe. Non ho messo nessun metodo per cambiare l'ID. L'ID viene creato quando io costruisco, quando creo la prenotazione e poi quello rimane. Non posso modificare l'ID della prenotazione. Non c'è nessuna vera ragione per questo, se non che se non ho intenzione di considero l'ID in qualche modo come un qualcosa che viene congelato in solo lettura. E sono assolutamente normali. Come funzione di hash faccio la cosa più semplice possibile, ovvero sia restituisco l'ID, dal momento che l'ID è univoco, è inutile che vada a vedere i miei campi all'interno del database. L'ID, l'hash code vale soltanto sull'ID e in modo coerente definisco equals. Ricordate sempre che hashcode e equals vanno definiti insieme e devono essere coerenti. E equals, oltre a dirmi la solita parte iniziale, che devono essere due oggetti che esistono, per cui se uno è null sicuramente non sono uguali, devono essere due oggetti dello stesso tipo, e se sono due oggetti che esistono e dello stesso tipo, semplicemente io vado a controllare che l'ID sia uguale. Se l'ID è uguale, per me gli oggetti sono uguali. Questo è assolutamente coerente con la mia definizione di hashcode. E poi, per fare un minimo di debug, vado a fare l'override del metodo toString
in modo che quando stampo una prenotazione mi compare un qualcosa di umanamente leggibile, con qual è l'ID, qual è il veicolo che ho chiesto, eccetera, eccetera, invece di un indirizzo di memoria in esadecimale che mi aiuterebbe ben poco durante il debug. Per quanto riguarda il DAO, in realtà è estremamente semplificato, perché l'unica operazione che a me interessa è leggere l'elenco di prenotazioni dal database e memorizzarle. Memorizzarle a questo punto in una mappa che usa l'ID come chiave per accedere. Quindi tutto quello che fa il DAO è leggere tutto quanto, get all reservations, e costruirmi una mappa che contiene tutte quante le mie prenotazioni con l'ID usato come indice. Conviene, se avete un database con una chiave primaria intera, comunque usare una mappa e non un array o un vettore, perché le chiavi potrebbero essere assolutamente sparse. Il fatto che siano soltanto 100 non vuol dire che i numeri delle chiavi siano 10, 10 milioni e 5.000. Quindi memorizzare tutto in un array potrebbe non essere la scelta migliore. La mappa è, diciamo, è una scelta più sicura. Semplicemente il DAO, apro la connessione e finché ci sono record lo leggo e lo vado a inserire nella mia mappa. A questo punto possiamo effettivamente iniziare a pensare effettivamente al programma. Allora, da cosa si vuole iniziare è di nuovo una questione di gusti. Io partirei dalla classe evento, che mi sembra abbastanza semplice. Non ha il main. E quindi ho la mia classe evento. Allora, innanzitutto vi ricordo che la classe evento, dal momento che io voglio, nel mio simulatore io avrò quella che viene chiamata la lista degli eventi, che in realtà è la coda prioritaria degli eventi. Quindi la classe evento deve implementare il metodo comparable, perché io devo essere in grado di costruire una coda prioritaria e sapere qual è il prossimo evento che vado a estrarre dalla mia coda. Quindi la classe evento deve sicuramente estendere implements. Quindi la classe evento deve implementare il metodo comparable. Allora, pensiamo a quali sono gli eventi che mi servono. Allora, facciamo una bella enum. E andiamo a vedere quali sono gli eventi che mi servono. Allora, in questo simulatore ipersemplificato io ho alla fine soltanto due eventi. Ho l'evento quando un omino arriva a prendersi la macchina e un evento quando una macchina viene restituita. Quindi ho semplicemente due eventi. Che altre caratteristiche deve avere un evento? Perché è rosso lì? Perché non c'è il comparable che va messo, d'accordo. Allora, la classe evento deve implementare quindi
il tipo dell'evento, soltanto due tipi di evento, quando recupero la macchina e quando poso la macchina, devo sapere quando avviene l'evento. Quindi ho deciso di fare le cose abbastanza semplici, per cui in realtà io guardo il tempo con la granularità del giorno. Il giorno tale succede una cosa, il giorno tale succede un'altra cosa. Quindi il tempo è semplicemente un intero. Non vado a perdermi con la classe data, la classe calendario, andando a gestire i secondi. Poi devo sapere che tipo è l'evento, visto che l'ho appena definito. Quindi dovrò memorizzarmi qual è il tipo dell'evento e tendenzialmente io associo un evento a una certa prenotazione. Per cui io so che associato a quella prenotazione la persona è venuta a prendere la macchina, associata a quella prenotazione la persona ha posato la macchina. Quindi se io mi tengo traccia dello stato di tutte le prenotazioni, io so che il tal giorno la persona per quella prenotazione è venuta a recuperare la macchina, quindi andrò a vedere se gli posso dare quella che ha chiesto, oppure gliene devo dare a spese mie una di una classe superiore, e un altro giorno me la riporterà e a quel momento devo chiaramente rimettere nel parco macchine la macchina che gli ho dato, non la macchina che ha chiesto. Quindi mi serve probabilmente un qualche cosa, un intero, che mi permetta di associare l'evento a una ben precisa prenotazione. A questo punto posso pensare ai costruttori, ma diciamo un costruttore più semplice che include tutti i campi. E mi aggiorno tutti quanti i campi. Devo definire la mia classe compareTo. Come fare per confrontare due eventi? Beh, per confrontare due eventi io di fatto li vado semplicemente a confrontare sul tempo. Quindi posso andarmi a prendere la classe compare degli interi, confrontando il tempo corrente con l'altro. Quindi per confrontare due eventi semplicemente io vado a prendermi la classe dell'evento e la vado a confrontare con il e la vado a confrontare con l'altro tempo dell'altro evento con cui io voglio confrontarlo. Qui posso fare le cose pulite mettendo private e poi mettendomi tutti i metodi getter, oppure posso dire che sono protected, quindi alla fine chi li usa direttamente. È comunque un'altra possibile alternativa, così non devo mettermi a scrivere il getter per tutti gli eventi, il reservation, il type, il time, eccetera. Allora, a questo punto abbiamo la classe evento. Quello su cui potremmo lavorare è tendenzialmente la classe simulatore. Allora, il cuore è la classe simulatore, fa tutto quello che deve essere fatto in questo programma, quindi possiamo crearci la nostra nuova classe.
Ed ecco qui la nostra classe simulatore. Allora, pensiamo a quali sono i campi che deve avere la nostra classe simulatore. Beh, allora, tendenzialmente deve avere internamente la mappa di tutte le prenotazioni, perché comunque il simulatore ha bisogno di gestire questa mappa, e quindi posso andare a recuperare una mappa, com'era, integer event. Ok, diciamo anche private. Poi, altro elemento fondamentale del simulatore è una coda con tutti gli eventi. Qui dovrò andare a inserire la mappa da JavaUtil. Okay. E poi non la uso ancora, quindi protesta, ma va bene. Allora, avrò bisogno della mia coda degli eventi. Quindi, la nostra bella coda degli eventi, possiamo dargli un nome, a questo punto possiamo iniziare a pensare a quali sono le operazioni che deve fare il simulatore. Beh, iniziamo a costruire il costruttore. Allora, il costruttore del simulatore avrà come parametri sicuramente la mappa. Degli eventi che io voglio, delle prenotazioni che io voglio simulare. E quindi posso andarla ad associare. Poi dovrà creare la classe, la coda degli eventi. E a questo punto devo dire che tipo di coda ho e quindi andarlo anche a inserire. No. Ecco qua. E abbiamo anche la nostra priority queue, che chiaramente ancora non gli va bene. Ah, perché non gli va bene? Perché devo ancora implementare. Ok. Allora. Quindi io la dichiaro come coda e se generica con l'interfaccia coda e poi vado a creare un oggetto del tipo priority queue che quindi soddisfa l'interfaccia coda di eventi. Questo è quello che deve fare il mio simulatore come base. Possiamo sempre pensare nel momento della creazione, il nostro simulatore deve inserire tutti gli eventi corrispondenti alla nostra mappa delle prenotazioni. Quindi deve creare tutta una serie di eventi per gli eventi di partenza, che poi in questo caso sono anche tutti gli eventi perché internamente non ne vengono creati di nuovi, che sono quando le persone arrivano a recuperare una macchina e quando le persone ritornano restituendola. Quindi possiamo costruire un iteratore. E a questo punto andiamo a prendergli anche l'iteratore.
Lì va bene. Oh, perché non gli va bene? Forse sì, qui devo importare il bin. Quindi questo qui adesso gli va bene e a questo punto importo l'iteratore RegioUtil. Okay. A questo punto l'iteratore lo recupero dalla mappa, quindi partendo dalle reservation vado a prendermi l'elenco di tutti i possibili valori e questo qui andrò a prendermi l'iteratore. Caratteristica delle mappe è che io non ho il, ovviamente non gli va ancora bene, scusate, qui non è event reservation. Ok, mentre sotto è event, d'accordo. E qui è. Scusatemi, così ha più senso. La mappa associa l'indice alla prenotazione, non all'evento. L'evento è una catena degli eventi internamente che contiene l'ID della prenotazione. Quindi io ho un iteratore su tutte le prenotazioni nella mia mappa, ma questo non, e questo compariranno in un ordine qualsiasi, perché caratteristica delle mappe è quella di perdere completamente l'ordine. Non me ne importa assolutamente niente, perché io le vado a prendere per fare degli eventi e gli eventi avranno loro intrinsecamente un certo ordine. Quindi non mi importa assolutamente niente dell'ordine con cui vado a processare queste prenotazioni. Quindi, finché questo qui avrà un next, allora che cosa devo fare? Prenotazione R è uguale a iterator.next. Questo contemporaneamente sposta l'iteratore sul successivo e mi dà e mi assegna e mi crea la mia variabile R. A questo punto posso andare ad aggiungere degli eventi nella mia coda degli eventi, quindi eventQ.add posso aggiungere un evento. Beh, in questo caso qui l'evento lo creo. Quindi creo un nuovo evento e vi ricordate che l'evento aveva come costruttore tutti i suoi campi. Quindi andiamo a riguardarcelo per sicurezza, il time, tipo e reservation ID. Quindi il get time, get pickup day, ok? Questo è il giorno in cui io vado a prendere. Poi ho il secondo argomento che è il tipo di evento e a questo punto posso dire che event type, scusate, punto. La macchina la sto prendendo. E terzo parametro è qual è nella prenotazione qual è l'ID a cui io sto facendo riferimento. E quindi avrò r.getID. Quindi questo è un evento che vado a inserire, poi devo andare a inserire un altro evento ed è quando poso la macchina. Quindi punto getRetonDay, l'evento a questo punto non è più un pickup ma è il car return, è sempre associato allo stesso ID, perché è sempre associato alla stessa prenotazione. Quindi questo mi inizializza in qualche modo la coda degli eventi. Altra funzione assolutamente indispensabile in un simulatore è la funzione che processa un evento.
Quindi, void, possiamo... nessun parametro, e allora la funzione che processa un evento cosa deve fare? Beh, deve tirare fuori dalla coda il mio evento, e quindi io qui avrò element. Vi ricordo che per lavorare con le code abbiamo due funzioni diverse. Una funzione che serve, diciamo in qualche modo sicura, che se la coda è vuota mi restituisce null, e una funzione un po' più meno sicura che se la coda è vuota genera un'eccezione. In questo caso qui element è la funzione che restituisce, che non restituisce null ma che pianta tutto se la coda era vuota. Quindi probabilmente è il caso di chiamare la process event solo se effettivamente ci sono eventi. Come faccio a vedere se ci sono eventi? Dovrei andare a vedere nella mia event queue se la coda è vuota, cosa che non posso fare dall'esterno perché la event queue è privata. Quindi posso aggiungere un metodo isEmpty more events che restituirà, beh, la mia esempi, no, perché more events not vado a vedere se la coda è vuota. Se la coda è vuota restituisco, se la coda è vuota restituisco vero, se la coda è scusate, se la coda non è vuota restituisco vero, se la coda invece è vuota restituisco falso, quindi restituisco l'opposto della funzione isEmpty. Allora qui, una volta che io estraggo un evento dalla mia coda, posso pensare di processare questo mio evento. Allora, niente di più comune di avere un bello switch sul event type. Ecco qua. E magia source, no, dovrei addirittura farmelo vedere qui. Add missing case. Opla. Eclipse mi scrive direttamente tutti i vari case per per l'evento, per il tipo di evento. Allora io posso avere il pickup o il return. Beh, innanzitutto facciamoci stampare. Andiamo a prendere anche qual è l'ID, qual è la prenotazione associata a quell'evento. Quindi avrò com'è che si chiamavano? Reservation. Allora, simulator reservation R sarà uguale a get ok. Quindi vado a prendere qual è l'evento, il primo evento che devo, su cui devo lavorare, e qual è la prenotazione associata a quell'evento, che comunque mi servirà. E a questo punto li stampo. Evento più prenotazione.
Ma visto che vado a stampare così l'evento, potrebbe valer la pena di pensare a un metodo toString anche per l'evento. Allora, di nuovo magia, source, generami magicamente il toString, ok, ecco qua. E quindi viene generato tutte le caratteristiche dell'evento in una forma leggibile. E quindi il mio simulatore mi stamperà l'evento, due punti, la prenotazione associata a quell'evento. Default, qui varrebbe la pena di metterci una eccezione. Ripeto, l'obiettivo quando uno scrive questi simulatori è soprattutto rendersi conto se c'è qualcosa che non va, quindi riempire il codice di controlli che generano eccezioni, che bloccano tutto, va perfettamente bene. Non è probabilmente il caso di perdere tempo a gestire in modo intelligente le situazioni scorrette, però rendiamocene conto. Quindi qua andrebbe pro new, le exception sono infatti e qui chiaramente il break non serve più. Allora, vediamo un po' come io gestisco questa situazione. Allora, io il mio obiettivo è quello di avere un simulatore con per vedere il funzionamento della mia filiale. Allora, quello che sicuramente manca e non ho ancora messo è sapere quante sono le macchine disponibili per le varie classi. Quindi possiamo andare a pensare a un vettore. Farsi così. E questo vettore è il vettore di quante macchine io ho disponibile per tutte le varie classi. Allora, in questo vettore devo chiaramente inizializzarlo. Allora, il uguale new, questo è sempre una cosa. Quante sono? Posso andarlo a prendere dall'enum. Perché nella enum io posso andare a vedere quali sono tutti i valori possibili nell'enum e poi andarmi a prendere la lunghezza. Quindi facendo in questo modo io dovrei aver creato un vettore di interi lungo quanti sono tutti i quelli che sono i miei valori possibili come tipo di macchine, io vado a creare un vettore lungo il giusto. Lo inizializzo anche a zero. Ecco qua, lo sto sbagliando, qui dovevo dichiarare la variabile, int, ok, formattiamo come a lui piace. Allora, una volta che ho il mio vettore di tutte le macchine disponibili, beh, quando io vado a prendere una macchina, cosa devo fare? Diminuire di uno il mio vettore delle macchine disponibili. Ok. Meno meno.
Allora, qual è la categoria di macchina che io devo andare a diminuire? Beh, devo andare a prendere la mia prenotazione, qual è il reservation, qual è la tipo di veicolo che io avevo richiesto, e di questo mi vado a prendere l'ordinale all'interno del mio enum. Per cui se io vado a richiedere una macchina di tipo premium, elite, non mi ricordo elite, premium, vabbè, quello che era, questo è un enum, io vado, il campo contiene l'enum, la funzione ordinale dell'enum mi dice qual è l'indice all'interno di quella enum. E quando io vado a restituire una macchina, beh, in realtà questo non è la macchina, vado ad aumentare di 1 le macchine disponibili del veicolo che ho effettivamente preso. Quindi in questo caso qui posso dire che r.setRented Allora, se la macchina è disponibile, io vado a dire che il veicolo che ho preso, la classe del veicolo che ho preso è effettivamente la classe del veicolo che avevo richiesto, e la classe e il numero di macchine disponibili del veicolo richiesto effettivamente scende di 1. Quando la vado a restituire, semplicemente la vado a restituire. Allora, questo qui funzionerebbe se io avessi una disponibilità illimitata di macchine. Diciamo che ho già abbastanza per provare a lanciare il programma almeno una volta. Quindi potremmo, visto che available cars di nuovo è privata, possiamo pensare a un qualche metodo che mi permette dall'esterno class per una parola riservata, quindi diciamo type int num, sto sicuramente sbagliando qualcosa, ah sì, qui devo dirgli che è void. Ok. Allora, quindi dall'esterno io posso dirgli che di un certo tipo di macchine ce ne sono tot. E poi posso lanciare la mia simulazione, in questo caso una simulazione in cui per ora non mi sto preoccupando di che cosa succede se le macchine finiscono. Ripeto, ne abbiamo già abbastanza per provare a scrivere un main veloce e vedere che il tutto funzioni. Allora, quello che il main deve fare, io l'ho fatto tutto ovviamente prima di venire qui, quello che il main deve fare è, allora avrà bisogno al suo interno del DAO, e quindi mi creo il mio DAO. Quindi dovrò importare un po' di cose. Importiamo tutto. Allora mi creo il DAO. A questo punto con il DAO posso get all reservation, ma queste tutte le prenotazioni del DAO di fatto io le uso per inizializzare un simulatore.
vi ricordate che il costruttore del simulatore si prendeva un bel elenco di prenotazioni. A questo punto posso dire, farmi un bel ciclo while finché ci sono altri eventi, sim.process event. Ok, e questo è, diciamo, lo scheletro, la base il main, quello che serve a lanciare il kickstart, quello che serve a far partire il simulatore. In realtà dovrei ancora inserire i vari modelli di macchine, quindi sim.setAvailableCar. Allora, macchine di tipo 1 ne ho 100. Di tipo 2, di tipo 3, di tipo 4. Ho tutte 100 macchine, quindi direi che ci sto estremamente largo sul numero di macchine che ho. Posso di nuovo qui il mio simulatore, usando sempre la magia di Eclipse, inserisco una funzione toString che mi dice quante sono le macchine disponibili nel simulatore. Quindi io semplicemente, come quando provo a stampare il simulatore, io stampo quante sono le macchine che sono disponibili in quel momento. Il che vuol dire che posso, nel mio main, metto tutte le macchine, posso stampare il simulatore all'inizio e posso stamparlo alla fine, per controllare comunque più o meno stia continuando ad andare tutto bene. Incrociamo le dita e lanciamolo. Ovviamente si è bloccato perché si è bloccato. Ho inizializzato Available Cars. Quando vado, perché? Lo sapete perché? Perché, guardate qui, event type, io ho due tipi di, sto continuando a confondere le due enum, chiedo scusa, io non voglio creare un tipo di macchina per ogni tipo di evento, io voglio creare un tipo di macchina per ogni tipo di macchina. Quindi non è event type, perché io ho due tipi di eventi e quindi creerei un vettore di due posizioni. Non è event type, avevo già fatto questo errore prima, ma è classi di veicolo. Quindi il ragionamento era giusto, ma chiaramente riferito alla cosa sbagliata, e devo anche importare reservation punto classe di veicolo. Ok, adesso ho importato le prenotazioni dal bin, ho importato la classe di veicolo,
e quindi qui effettivamente posso usare classe di veicolo per andare a creare un array che mi dice quante macchine ho per ogni classe di veicolo, non per ogni classe di evento, perché non avrebbe avuto senso. A questo punto prendo e direi che si è bloccato. Sto mettendo le mie macchine, queste sono le macchine disponibili, ho preso una macchina, time 1, pick up car, reservation numero 66, non capisco però perché mi dà... Adesso entriamo dentro. System out. Perché ho esattamente lo stesso evento? Perché element, scusate, element, di nuovo, programmare davanti a troppe persone è imbarazzante. Element è semplicemente va a fare il pick dell'elemento in testa alla coda. Le due funzioni sono remove, che toglie l'elemento, e poll, che lo toglie, però è sicura, per cui restituisce null se l'elemento non c'era, se la coda era vuota. Per rimuovere un elemento da una coda bisogna usare remove, mentre per esaminare element mi dice qual è l'elemento in testa ma non lo rimuove. Ecco qua, infatti abbiamo tutte le nostre prenotazioni e alla fine abbiamo sempre 100, 100, 100, 100, il che vuol dire che noi le abbiamo effettivamente tolte e rimesse tutte quante e il meccanismo ha funzionato. A questo punto possiamo iniziare a verificare e a pensare come
renderci conto che qualcosa non sta andando bene. Ovvero sia, come posso fare per rendermi conto che un utente ha chiesto una macchina, ma io in realtà gliene ho data un'altra. Allora, sicuramente nel mio simulatore, quando io faccio il pick up, posso controllare che se questo è maggiore di 0, vuol dire che comunque potevo dargli la macchina e il tutto ha funzionato correttamente. Altrimenti, se così non fosse, devo dargli una macchina con un modello di una classe superiore a quella che lui ha chiesto. Nel mio caso le classi superiori equivalgono a dei numeri più piccoli. Quindi prendiamoci una int, la macchina che lui avrà. Iniziamo dalla macchina, qui non è rented ma è requested. Se ne ho abbastanza lo faccio. Allora, la prima cosa che devo guardare è